Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Avete rotto l'alleanza col PD. L'alleanza col PD, perché non c'è l'alleanza del PD? Perché il PD ha messo un veto sul Movimento 5 Stelle. Il PD sta discutendo e sta dialogando con tutte le forze di centrosinistra, da Fratoianni a Calenda, che tanto di centrosinistra non è, perché con la Meloni condivide molte idee sul nucleare, sugli inceneritori, sulla giustizia. Quindi il PD dialoga con tutti, ha messo un veto sul Movimento 5 Stelle. Noi non possiamo fare altro. Perché voi ci dovreste parlare? Noi non possiamo fare altro che prendere atto che il PD, che fino a poco tempo fa diceva di essere una forza progressista, oggi sta rinnegando quei temi progressisti. Mi scusi. No, ma non ho capito. Quindi noi siamo coerenti su quei temi. Lei col PD la farebbe? Noi siamo coerenti su quei temi. E se il PD decide di non sposare l'agenda Draghi, ma di ritornare su quell'agenda sociale su cui abbiamo lavorato nel governo Conte 2 e anche in questi 18 mesi di governo Draghi, allora è chiaro che si può dialogare. Castellone, a me, non lo so, stasera mi gira male, nel senso che mi tocca... Io non lei siete esatto, forza di sinistra, avete fatto anche l'alleanza con Salvini, certo. E avete fatto i decreti su sicurezza, quindi ora dire al PD... E in quell'alleanza con Salvini che cosa abbiamo votato? La più grande misura, ah, quindi era un patto, tu mi dai questo, io ti faccio quell'altro. Il reddito di cittadinanza, che è la misura più di sinistra che sia stata fatta in questo paese, l'ha votata Salvini, Quindi noi abbiamo sempre detto, e questo, guardi, fa parte della nostra non unicità, ritiene che vada modificata, che una idea è buona a prescindere dal fatto che sia un'idea di destra o di sinistra. E con le altre forze politiche con cui abbiamo governato, e abbiamo detto dall'inizio che se non avessimo avuto i numeri avremmo governato con chi con noi condivideva quelle idee, noi abbiamo stipulato, se si ricorda, con la Lega un contratto di governo, col PD un programma di governo con dei paletti ben definiti e con dei programmi da realizzare. Ma che vuol dire contratto, però mettendoci dentro dei provvedimenti che non condividete? Cioè non... Ma noi abbiamo realizzato metà del nostro programma elettorale in questi governi, mi scusi, io penso che noi siamo la forza politica che in questi anni è stata più coerente nel realizzare le promesse che ha fatto ai cittadini. Silvia. Però, scusi, se lei...